sono trascorsi 70 anni dall'alluvione qui a Canalone. Lei... Purtroppo, no, purtroppo. Ci penso sempre. A che cosa pensa? A tanta gente morta, inutilmente. Quando c'è stata l'alluvione 70 anni fa, lei non si trovava qui a Canalone, lei era in marina, si ricorda quel giorno quando sono venuti ad informarla che a Canalone c'era stata l'alluvione, si ricorda che cosa le hanno detto? No, noi quando stavamo a corso, ognuno c'era un ufficiale e un sottufficiale che ci faceva lezione. Una mattina venne, disse stamattina, purtroppo, vi debba dare una brutta notizia. È successo un brutto alluvione a Salerno e tutti quanti si riguardavano di quel bambino che disse che si fanno poco acqua, morono tutti quanti, e così fu. Quando gliel'hanno detto, quando le hanno comunicato dell'alluvione, lei che cosa ha pensato? Ho pensato che erano morti tutti quanti. Perché quelle briglie erano perfettamente inutili. Chi c'era qui dei suoi familiari quando c'è stata l'alluvione? Allora, per farle capire, Canalone è come un canale. I miei abitavano un lato a destra, salendo, si salvarono tutti quanti. Però non mi fecero venire in licenza pur una giornata, se ne parla a Natale, e così a Natale mi imbarcarono, non vedevo l'ora che arrivavo a casa, e quando vedo in casa mia, dove abitavano tutti quanti che stavano all'impiede, c'erano qui qui un miracolo di San Gennaro. Invece c'erano anche i parenti di sua moglie qui. Sì. E a loro che cosa è successo? Morirono tutte. Le sorelline, c'era la più piccola. Lei quando torna a Canalone, ricordando quello che è successo, lei non era presente in questo giorno particolare, perché oggi sono trascorsi 70 anni, che cosa pensa, anche se ormai non vive più qui? Penso tante cose, ecco, e niente cose. È un disastro che si poteva evitare.